Chi è che può essere un partner? In genere può essere un partner qualsiasi società, istituto di ricerca, piccola media impresa, organizzazione non governativa, a prescindere dalla sua sede, purché sia finanziariamente sostenibile, qualificata a svolgere le attività specifiche che vengono indicate nella proposta di progetto. In ogni caso bisogna dimostrare che si dispone di questa capacità finanziaria ed operativa per svolgere le attività del progetto nei termini che vengono indicati nella proposta. Poi a seconda del programma di finanziamento specifico che noi intendiamo utilizzare, e questo in particolare nell'ambito dei programmi di ricerca e innovazione che hanno dei punti di contatto a livello nazionale, questi punti di contatto a livello nazionale, oltre a fornire l'informazione sui bandi, ad organizzare giornate informative in occasione della pubblicazione dei bandi e a fare così di attività di informazione sul territorio, in genere mettono anche a disposizione dei veri e propri servizi di ricerca partner e quindi fanno girare dei profili dettagliati dei partner oppure delle richieste di partenariato attivo. I punti di contatto nazionale dei singoli strumenti finanziari, appunto, fungono anche da strumento per la ricerca partner. Quindi, che cosa succede? Che, per esempio, se io mi rivolgo al punto di contatto nazionale ed espongo la mia proposta di progetto e loro realizzano che ci sono già dei partenariati in corso che stanno lavorando su questo, su un'idea progettuale simile, piuttosto che invitare a presentare una nuova proposta, cercano di far aderire la persona che si è rivolta a loro a un partenariato già esistente. Questo perché da un lato si ha una riduzione nel numero di proposte, quindi più possibilità che poi le proposte vengano finanziate, ma è in questo anche per fare in modo che si creino dei partenariati più ampi e che quindi possano coinvolgere più paesi membri. Ora, per quanto riguarda il partenariato, dobbiamo tenere presente che i valutatori dei progetti danno in genere una notevole importanza alla qualità del partenariato che noi andiamo a proporre, che tra l'altro spesso determina una parte decisiva del punteggio. Però chiaramente non esistono proprio delle regole precise per poter stabilire come deve essere composto un partenariato. Queste regole cambiano a seconda della linea di finanziamento, che intendiamo, che intendiamo utilizzare. Anche se però non esistono delle regole precise, però si possono seguire alcune indicazioni che appunto abbiamo un po', appreso dall'esperienza. In genere sono tendenzialmente favoriti i partenariati tra le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni private, proprio perché la Commissione europea vuol vedere lavorare insieme il pubblico con il privato e questo tipo di partenariati sono particolarmente favoriti quando le organizzazioni private offrono dei servizi specifici che possono essere alternativi a quelli che in genere vengono offerti dal settore pubblico. Ancora sono viste molto di buon occhio i partenariati tra le piccole e medie imprese. Questi sono particolarmente consigliati nei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, oppure nell'ambito di programmi comunitari che hanno proprio come destinatari le piccole e medie imprese. Ancora sono in genere tendenzialmente favoriti i partenariati tra le organizzazioni non profit e i servizi pubblici, specialmente se le organizzazioni non profit, sono in potenziale concorrenza con, i servizi pubblici e ancora sono favoriti i partenariati tra le organizzazioni non profit e il settore dei servizi oppure dell'industria. Questi in particolare sono favoriti per, le proposte di progetto, nel settore ambientale. Ancora sono favoriti i partenariati verticali, che sono quelli che coinvolgono, diciamo, tutti i livelli della pubblica amministrazione, quindi dove noi vediamo lavorare insieme a livello comunitario con quello centrale, quindi ministeri, organi centrali degli stati membri ed enti locali, così come sono favoriti i partenariati orizzontali che coinvolgono tutti i settori della società civile.
Ora, quali sono i requisiti minimi che noi dobbiamo avere per l'avvio di un partenariato? Innanzitutto ci dobbiamo chiarire nella nostra mente qual è la tipologia di enti che noi vogliamo coinvolgere nel nostro, nella nostra proposta di progetto. Diciamo, secondo requisito è cercare di capire con quali paesi vogliamo andare a lavorare e poi dobbiamo subito decidere quale sarà la lingua comune che andiamo ad utilizzare, perché anche quello chiaramente è un elemento fondamentale. Ancora un elemento molto fondamentale è la collaborazione tra i partner nella fase di stesura della proposta di progetto. Diciamo un modo corretto per operare sarebbe che ogni partner del progetto, diciamo, dà il proprio contributo nella stesura della proposta, perché così può scrivere esattamente che cosa è in grado di fare nell'ambito del progetto e quindi in che modo potrà, realizzarlo. Un'altra cosa molto importante è cercare di individuare i partner che siano efficienti nell'invio della documentazione. Un'altra cosa che è importante nel momento in cui noi stiamo presentando la proposta di progetto è utilizzare la struttura di servizi comunitari. Se per esempio sappiamo che per quel finanziamento c'è un punto di contatto nazionale o comunque se abbiamo una mail di riferimento che ci mette a disposizione la Commissione europea da interrogare, utilizziamola tutte le volte che abbiamo dei dubbi relativamente ad alcuni punti della proposta. Esistono le domande, frequenti che possiamo consultare, però a volte potremmo non trovare in queste domande frequenti la risposta di cui abbiamo bisogno e quindi utilizzate, quanto più possibile la struttura dei servizi comunitari. Un'altra cosa importante nel momento in cui noi abbiamo una proposta progettuale, preparare una scheda descrittiva di quello che noi abbiamo in mente di fare. Quindi nella scheda, diciamo, da far circolare ai partner dobbiamo scrivere qual è la linea di finanziamento che intendiamo utilizzare, la data di scadenza della proposta, quali sono gli obiettivi e dobbiamo anche dare un'idea di quali sono le azioni che potremmo mettere in campo per poter, diciamo, realizzare quel progetto. Chiaramente anche la Commissione europea è, anche se indirettamente, uno dei partner del progetto, in quanto viene coinvolta nell'investimento che intendiamo realizzare. In genere questo coinvolgimento da parte della struttura, della Commissione europea è piuttosto un ruolo di finanziatore a fondo perduto. In genere i partner possono ricoprire o il ruolo di coordinatore del progetto, che è quello un po' che si fa carico di mettere insieme tutta la proposta e di raccogliere i contributi da parte dei vari partner del progetto e poi di presentare, la proposta di progetto nel suo insieme, oppure si può avere un ruolo di partner associato. E a volte, se non si ha esperienza nella presentazione di proposte nell'ambito dei finanziamenti diretti, può essere utile partecipare come partner associato, perché ci si avvale un po' dell'esperienza, del coordinatore. E quindi in qualche modo si fa come una sorta di esercizio che poi ci può permettere in una fase successiva di diventare noi coordinatori di progetto. Quindi il ruolo formale dei partner all'interno dei progetti può essere di due tipologie, quello di contraenti, che significa che vengono coinvolti nel finanziamento e nella realizzazione del progetto, oppure di subcontraenti. Questi non vengono però coinvolti nel finanziamento del progetto. Quindi è importante anche rispetto a questi due ruoli avere già dall'inizio un'idea chiara di quale ruolo i partner vanno a ricoprire nell'ambito dei progetti. I contraenti in genere sottoscrivono ognuno di essi un contratto con la Commissione, sono responsabili dei risultati del progetto e in genere possono anche sfruttarne i risultati, mentre i subcontraenti sottoscrivono in genere un accordo soltanto con uno dei contraenti del progetto. Non sottoscrivono un contratto con la Commissione e non sono però neanche direttamente corresponsabili dei risultati. In genere stipulano un accordo con un contraente solo e quindi il rapporto rimane tra
quel contraente e il subcontraente, e quindi poi non, i subcontraenti non hanno neanche diritti e obbligazioni dirette imposte da un contratto con la Commissione. Però badate bene, l'utilizzo dei subcontraenti non è limitato, questo deve essere approvato dalla Commissione e in genere anche il budget che può essere utilizzato per i subcontraenti è un budget limitato, quindi il consiglio è, se intendete avvalervi di subcontraenti, in genere fate un quesito alla Commissione per capire con quale percentuale può essere utilizzato il subcontraente. Alcuni consigli utili: se il coordinatore è un ente pubblico, in genere si tende a favorire la presenza di partner di natura privata. Questa regola però non vale per le fonti di finanziamento che hanno come destinatari unicamente gli enti pubblici. Come vi dicevo prima, invece, le proposte che hanno le piccole e medie imprese come partner associati sono in genere viste di buon occhio da parte della Commissione europea. E un'altra cosa a cui appare attenzione è quello di favorire i partenariati tra le aree dell'Unione europea più sviluppate e quelle meno sviluppate. Ora, vediamo, come, cercare materialmente i partner. Innanzitutto, come vi dicevo prima, dobbiamo prima individuare che tipologia di partner stiamo cercando, quindi un'ONG piuttosto che una piccola media impresa o così via, e poi i paesi che intendiamo coinvolgere. Tenete presente che in questo momento degli strumenti che possono essere molto utili per la ricerca partner sono proprio i social, quindi attraverso i gruppi di Google Plus, di Facebook e di LinkedIn. Questi sono strumenti che possono essere utilizzati per la ricerca partner. Poi esistono le banche dati ricerca partner proprio della Commissione europea, che vengono gestiti molte volte dai punti di contatto nazionale della Commissione europea, così come possono essere di aiuto per la ricerca partner le reti che vengono cofinanziate dalla Commissione europea, quale per esempio la rete Europe Direct, la rete dei centri di documentazione europea che sono operative presso l'università, questo in particolar modo se noi stiamo presentando delle proposte di progetto nel settore dell'istruzione e della formazione, oppure la Europe Enterprise Network, che è appunto la rete di aiuto alle imprese, che per esempio può essere utilizzata per cercare dei partner che siano essenzialmente piccole e medie imprese. E più possono essere utilizzate anche le banche dati dei progetti che sono stati già finanziati dalla Commissione europea, perché quelli appunto costituiscono una banca dati di persone che comunque stanno già lavorando sui finanziamenti europei. Alcuni consigli utili: prima della stesura della proposta sarebbe bene partecipare alle giornate informative che vengono organizzate dalla Commissione europea in occasione della pubblicazione dei bandi, ma la partecipazione fisica alle giornate informative che vengono organizzate dalla Commissione europea permette anche di conoscere dei partner. Questo in particolare quando le giornate informative vengono organizzate direttamente a Bruxelles, perché lì avete la possibilità di organizzare, di incontrare anche dei partner stranieri. In più, le giornate informative permettono anche di rivolgere delle domande alla Commissione europea su quelli che sono gli aspetti meno chiari di un singolo invito a presentare proposte. Ora vediamo un po' quali sono questi strumenti per la ricerca partner. Allora, innanzitutto il programma Europa Creativa ha una sua banca dati di ricerca partner per progetti nel settore della cultura e dell'audiovisivo. Strumenti per la ricerca partner: l'elenco dei progetti già finanziati. Noi possiamo andare a vedere nelle pagine di singoli strumenti finanziari e vedere quali progetti sono stati già finanziati, quindi contattare o i coordinatori di progetto o alcuni partner di questi progetti che sono stati già finanziati per poterli coinvolgere nella nostra proposta. Il limite di questo strumento però è il fatto che la ricerca partner è limitata solo a organizzazioni che hanno già partecipato a progetti, quindi escludiamo quelli che non hanno mai partecipato, però il vantaggio dall'altra parte è quello che noi abbiamo la sicurezza di contattare dei partner che hanno già esperienza nella presentazione di progetti e che quindi da questo punto di vista possono essere un po' più affidabili.
Come vi dicevo all'inizio, un altro strumento possono essere le mailing list e i forum di discussione specialistica che si creano nell'ambito dei social. Sono da considerare questi strumenti utili perché permettono di ascoltare gli interessi e gli obiettivi dei potenziali partner. E in più ci sono tutti gli strumenti di ricerca che vengono messi a disposizione dalle società private che in genere si occupano di europrogettazione. Altri strumenti per la ricerca partner possono essere per esempio le organizzazioni professionali, come per esempio le camere di commercio, quelle dell'agricoltura e dell'artigianato, ma anche i sindacati, questi in particolar modo se noi stiamo presentando delle proposte di progetto, per esempio nel settore dell'occupazione. Avere come partner un sindacato può essere utile, può essere un valore aggiunto. E ancora molto utile, questo per esempio è una cosa che io consiglio sempre, è quello di far parte delle reti tematiche oppure delle reti associative o delle organizzazioni non governative che hanno una dimensione comunitaria. E poi abbiamo altri strumenti per la ricerca partner. Noi abbiamo la rappresentanza dell'Unione Europea negli Stati membri, in tutti gli Stati membri esiste una rappresentanza che anche questa potrebbe essere interpellata nel momento in cui stiamo cercando dei partner. Poi abbiamo le delegazioni dell'Unione Europea nei paesi che non sono stati membri dell'Unione Europea. Questo specialmente se noi stiamo cercando di coinvolgere nel nostro progetto qualche paese che è ammesso a partecipare pur non essendo stato membro. Se vogliamo un primo contatto, forse diciamo, la strada più giusta e più semplice è quella di contattare la delegazione dell'Unione Europea in quel paese e quindi farsi aiutare da loro ad entrare in contatto con quelli che sono i referenti sul territorio. Ancora possono essere utili gli uffici di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri, questo sempre però per partner che risiedono al di fuori dell'Unione Europea, così come possono essere utilizzati per la ricerca partner anche le ambasciate, i consolati e gli uffici di promozione italiani nel mondo.